libro. Beh, poi è bello, eh? Cioè, quante pagine sono? Tieni presente che quello è 320 pagine, ma ero arrivato quasi a 500, ho dovuto tagliare. Sì, Sì, ho dovuto purtroppo non mettere qualcuno. perché poi Sarà per ogni. al Macchia Storia Frank 2, non come Magari. Rambo. Perché per ogni personaggio ci saranno 7-8 Ma alcune pagine, anche di più, dipende. no? C'era chi, c'era molto da raccontare, sai come fanno, si fanno queste cose, bisogna tagliare per forza perché sennò Quanto tempo non. ci hai messo per farlo? Guarda, questo è un lavoro 3-4 anni. In effetti, sai da quando? Da quando è uscito, e che poi dopo ne parliamo anche, nel 2015 è successa una cosa eclatante, il The Best Salentos, il libro famoso che mi dannavo con la crisi dell'euro, le aziende che fallivano, quello che moriva, ti ricordi pure qualcuno si è pure suicidato, Certo, di certo. imprenditori. E quindi fu io dove sono andato a finire, cioè a combattere una battaglia quasi persa, però non ho mai mollato, sono sempre, che poi c'era tanto da fare. E si presentavano dei ragazzi di Lecce, della Mudu Film, che mi avevano già conosciuto proprio a Telerama una volta, mi diedi appuntamento una delle interviste che facevo con Cesare a Telerama Talk, quando facevo in Certo. abbinamento con la radio pure la mattina, vi ricordo, Sì. parlavamo 3-4 volte, abbiamo fatto l'intervista, e quindi questi ragazzi che forse mi avevano visto vennero a trovare, dissi, ma vai, vieni da Telerama che c'è un'intervista, quando finisco ne parliamo, volevano conoscermi. Ed erano della Mudu Film, ragazzi giovani, sui 30 anni, tra cui Francesco Alefonso, era proprio quello. E mi chiama dopo 2 o 3 mesi, mi dice, Franci, dobbiamo vederci che dobbiamo fare un'intervista perché era fine anno. Dice, c'è un bando europeo per fare un docufilm sul Salento, personaggi e imprenditori. Dice, tu da come ci hai raccontato hai fatto un lavoro già del genere col tuo The Best Salento. Sì, ma il libro non è uscito ancora, chissà quando uscirà, che sto aspettando il sì di alcune aziende che hanno problemi, che poi mi diranno. Dico, no, ma dico, vabbè, ma tanto sapete già tutto di me, per fare che cosa? Dice, un film, dice, che scade il bando il 10 gennaio, quindi dopo meno di un mese, era prima di Natale, che l'hanno rinnovato. Se vogliamo partecipare, sono dei docufilmi di 20 minuti cada uno. La tua storia è proprio giusta tra te e quello che hai fatto, perché è il progetto Generation. Vabbè, dico, venite. Oh, sono venuti, mi hanno tenuto 6 ore sotto interrogatorio. Che allora avevo capito bene che cosa serviva e che cosa ero io. E ho cominciato a raccontare in 6 ore tutta la mia vita, pure drammatica, tra cui poi hanno partecipato a qualcosa. Tu lo sai che hanno vinto con una giuria di 5 registi, tra cui uno, Edoardo Whisper, c'era pure, e altri molti registi importanti come giuria, il primo posto. Mi chiamano e dice, Fra, lo sai che Dai. dice 86 punti su 100, quasi tutti e 5 registi hanno dato intorno ai 20 punti, quindi quasi. Cioè, sono stati i primi, ma non è vero, mi stai andando per i fondelli a Francesco, gli ho detto, no, no, guarda, veramente, oh, vabbè. E mo, dice, dobbiamo cominciare a girare, abbiamo 6 mesi di tempo per girare il documentario e tutto, dobbiamo incontrarci, da tutto il materiale tuo, cosa hai fatto nella vita, se hai filmati, videocassette, le idee chiare. Mi fanno vedere poi tutta la sceneggiatura scritta da Francesco Alefonso, insomma, hanno fatto un film, Max. Lo E vediamo, come no, c'è il perché ci trailer. sono vari spezzoni di. Aspetta, invece di 20 minuti di docufilmi, questi hanno visto tutto il materiale, Giochi senza frontiere, tutto il materiale, hanno parlato con la pubblica, comincia, ho detto, guarda che qua ci vuole minimo 2 o 3 ore per fare questo film, cioè 2 o 3 ore no, per proiettarlo, per documentare, che era un Certo. docufilm. E dicono, guarda, non dovete superare i 58 minuti, i 60 minuti, massimo entro 58 minuti, se no soldi non ne prendete, perché la comunità europea paga solo per determinati parametri di spazio, e quindi hanno approvato l'unico a 58 minuti e si chiama The Best. The best, vediamolo, dai, dura qualche minuto così vediamo i vari spezzoni Sì, del film, i vari ebbene, momenti, i vari tutto. personaggi, insieme a Franco Petraghi. Eccolo là.
che fuma come una turca. Sempre a fumare stai. Ed eccoli, Alex. Sempre a studiare stai. Ed ecco qui, Maxi. Sempre a giocare sto. Lots of... Immaginare lui fra 40 anni sepolto, qui giace The Best of Salento, Franco Petrachi. Concludiamo il tutto. Addirittura sconosciuti nel Salento ma famosi nel mondo. Personaggi in genere, ho voluto dare anche spazio a professionisti cosiddetti, ecco perché The Best Salento sono Factory e Professional. Persone che si sono distinte in tutti i campi. Certo, certo, dall'arte alla cultura, all'imprenditoria, la scienza, la professione, molto interessante. C'è anche l'Università del Salento che mi ha dato degli spunti, delle... dei soldini. Poi ci sposammo nell'81, abitammo a Gallipoli, poi a Silvia non piaceva abitare a Gallipoli e ce ne tornammo ad Arezzo dopo circa un anno di matrimonio. Sto cercando di fare questo libro e spero per lui che vada bene, perché è una cosa comunque che ci ha investito tanto, ci ha investito il tempo, ci ha messo tutte le sue forze. L'altra volta non abbiamo parlato, magari un bel primo piano, la copertina c'ha il mondo antico dove si nota un puntino rosso che c'è qui, il Salento, che spazia nel mondo. Ecco qua, beh insomma abbiamo visto un po' di momenti della tua vita, della tua carriera professionale, sì. Anche mentre fai le interviste, no? Il trailer, il docufilm dura un'ora, quindi abbiamo visto... Cioè, sono dei pezzettini, sì. Abbiamo visto Silvia pure, sì. Moglie, con i bambini... Bello, Maximilia bello. Che scherzava sempre, Silvia tu sempre fumi... È bello... Si vive quando anche, rivedi si vive queste cose, Franco, quando rivedi queste cose che pensi? Che pensi? E la vita va comunque avanti, non puoi fare niente, la vita si nasce e purtroppo si muore, speriamo quanto più tardi possibile e che la vita sia buona per tutti, però io ne ho passate di brutte, per non dire di belle, cioè purtroppo ho dovuto sudare molto per mantenermi a galla. Comunque ringrazio il Padre Eterno, se esiste, non lo so, che lì un po' ci credo, un po' non ci credo, dipende da tante cose, che ci dia almeno la forza e la salute, poi tutto il resto... Non è che ci credi quando te vanno le cose bene, non ci credi quando te vanno male. Sinceramente, il discorso dei preti è un po' troppo particolare da prendere. Non hai detto dei preti, stavi dicendo un'altra cosa. Sì, no, vabbè, ma pure il fatto stesso di credere, cioè ci dicono che esiste un Dio, poi ce ne sono tanti, c'è chi uccide per nome di Dio, no? Come qua i talebani, gli arabi, tutti, che uccidono i cristiani, cioè però alla fine, non lo so, meglio non parlarne, tu ci credi? Assolutamente sì. La pubblicità, ci dobbiamo rifermare di nuovo Franco, e poi ci avviamo verso la conclusione di questa bella storia. Non è una bella storia la tua, no? Non è una bella storia. È una bella storia, certo. La tua, no? Finché si racconta, anzi, finché la sai come dico io, finché la raccontiamo noi. Quando la racconto quando la racconto l'altro, che te manco la senti.
Vediamo che ce la raccontiamo pure fra 20 anni altri. Speriamo. Così, 65 li teniamo, e 20, 85, tu pure più o meno sei mio coetaneo o no? Più giovane. No, sono più giovane io. Ho chiesto più giovane. Oh, vabbè, dannatene, va. Alla pubblicità, a fra poco. Ah, ma siamo ancora in diretta. Certo.